Ciao a tutti amici amiche di Andrew Channel, bentornati all'undicesimo video dedicato a Victoria 2 Heart of Darkness con l'Impero Russo. Lo scorso episodio è stato interessante perché ci siamo ritrovati coinvolti in tre guerre contemporaneamente su più fronti e è stato un po' difficile gestirle. Adesso abbiamo sistemato l'Austria, abbiamo sistemato Belgio e Spagna, dobbiamo però fare un po' di un attimo mente locale e dobbiamo riflettere su come gestire l'ultima delle guerre, che è quella che gli Stati Uniti ci hanno dichiarato nel tentativo di prendere l'Alaska, cioè il tentativo che è riuscito. Alla fine dello scorso episodio avevo chiesto ai messicani di entrare in guerra al mio lato. Il problema, ragazzi, è che i messicani stanno soccombendo in modo terribile. Avevo pensato di prendere la flotta e portarla al largo di Miami, credo di averla ordinata da qualche parte. Qui blocco la cosa. Blocco la cosa perché credo che nel tempo questa guerra si tramuterà in un disastro se non la blocco subito. Perché non appena gli americani avranno il controllo del Messico, chiederanno un altro obiettivo e magari strapperanno territorio di Messico, oppure chiederanno di umiliarci o di ridurre la nostra forza militare. È una cosa che odio fare, ma concedo l'Alaska agli americani, ragazzi, perché non avevo, quando ho chiuso l'episodio precedente, avevo un'altra idea. Ma se devo essere sincero, ok, accettano. Facciamo. Bam. Chiamiamo la pausa e l'Alaska diventa statunitense. La prima guerra che perdiamo, signori, perdiamo anche prestigio. È noiosa, ma va fatta, è una cosa che va fatta. Intanto avevo dimenticato degli uomini uno sopra l'altro. Mamma mia, aspettate che devo sistemare. Voglio dedicare questo episodio alla bomba produttiva di popolazione. Partiamo con 109 milioni e 64, partiamo con 172 punti di tipo industriale. Voglio vedere se i miei capitalisti stanno ancora funzionando. E lo vedo perché, ok, più 5, più 3. 5 si salgono pian pianino, salgono. Stavo riflettendo sull'opportunità, magari più 15 meno 2, visto che ho già creato una classe di capitalisti. Scusate, creiamo le colonie Siberia, bene. Ok, visto che ho già creato una classe di capitalisti nelle 5 regioni più popolose, magari mi conviene crearle anche dove non li ho fatti, quindi Orsha, Kazan, eccetera, eccetera. Kursk e Mosca. Magari a Mosca inizio a supportare il Partito Liberale, perché ho la Svezia che mi chiede l'alleanza, no, perché ho voglia, ho la necessità di fare riforme. Perché altrimenti iniziamo ad avvicinarci al 1900 e poi abbiamo i ribelli. Yes, of course. Whatever. Con chi caspita sono alleato? Non me lo ricordo, ragazzi, perché ho ricominciato a giocare dopo un piccolo stop. Oh sì, siamo amichevoli con Cracovia, non ce ne frega la mazza. Alleati con l'Italia, il Messico. Ottime le relazioni con gli italiani, ma non credo che mi facciano bene perché gli italiani sono sempre troppo esposti. Anche i messicani ora. E leviamo questa alleanza. Mi sto un po' isolando, lo so. Abbiamo le machine gun, benissimo. Se riusciamo ad avere il machine gun armament dovremmo. Non era il ma. Ragazzi, credo di aver fatto confusione. Credevo che questo mi avrebbe dato meno 15 al life rate. Credo di aver sbagliato. Dove ci buttiamo? Sull'industria? Cheap iron, avanti. Ferro meno costoso. Nel frattempo devo sempre considerare che il mio esercito non è ancora al livello che volevo avere. Che è un ottimo livello, però mancano ancora molti uomini, quindi continuiamo a costruire anche l'esercito di regolari, ovviamente, in Europa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non faccio le guardie che costano troppo. 8, 9, 10, 11, 12.
Guardi, questo non troppo. Abbiamo già un esercito di elite che è questa, la 13ª armata. Teniamola buona. Continuiamo così. Velocità 4. L'Italia ci offre un'alleanza. No, l'unica alleanza che vorrei avere, ragazzi, fatemelo dire, è quella con la Germania che non accetta perché dice che hanno troppe potenze. Pazienza. Vediamo se ci sono altre potenze che accettano un'alleanza. No? Stesso discorso. Beh, a parte UK e Germania posso fare ben poco. Caspita! Altro che liberali! Aiuto, questi sono i giacobini, ma quante cacchio di gente ho ancora? 34.000 lituani, 8 polacchi, 9 finlandesi, 21 reazionari. No, si sono ribellati praticamente i più potenti che avevo. Oh. Non ci posso credere, guardate, guardate. Non ci posso credere. E adesso sarà un bel dramma. O meglio, dramma, do a tutti l'obiettivo. Ah no, ok, le mie armate avevano già l'obiettivo di contenere le ribellioni. Vabbè, dai, togliamo la pausa, velocità 4, lasciamo che facciano il loro corso. Adesso avremo miliardi di pop-up. Il Giappone ci offre d'alleanza, ma non capisco che senso possa avere. Anche perché è una grande potenza e se la Germania mi dichiara guerra o l'Austria mi dichiara guerra, il Giappone non è che può fare molto. Siamo a fine dell'Ottocento, non c'è ancora il teletrasporto. Sembra che i ribelli si stiano passando comunque un brutto momento. Quindi tutto sommato con l'esercito così forte. Pensate se veniva a entrare in guerra contro l'Austria. Questa fase, pensateci. No, lo dico sempre, a volte questo gioco ti mette in difficoltà. Non è questo il caso, ci è andata abbastanza bene, ma ok, la prima ondata di ribelli è andata, però c'è tutta quella a Baku e c'è tutta quella nell'entroterra, nella profonda Russia. Intanto probabilmente ci sarà qualche nuova tensione, vabbè. Ça va sans dire. E possiamo migliorare nuove colonie, ok. Parlando di colonie, scusate un attimo. Io sono una brutta persona, una brutta proprio. Perché non ho fatto i protettorati in Inner Mauritania? Mi ero dimenticato. E tra parentesi, caspita. Fatemi vedere una cosuccia. Ok, nel 1881 devo ricordarmi che posso provare ad espandermi un po' di più. Dovremmo aver terminato il massacro dei ribelli. Non vado neanche a vedere perché ho tutti gli eserciti in automatico. Ok, protettorati e colonie. Ragazzi, forse ci siamo. Forse abbiamo completamente colonizzato la grande Russia, la madre Russia. Veramente. Wow. Ragazzi, è andata, abbiamo anche macinato un po' di prestigio. L'impero russo ha finalmente colonizzato tutta la Siberia, grazie al fatto di avere una tecnologia migliore. Abbiamo Cheap Iron a proposito, benissimo. Quasi quasi vado sulla chimica organica in modo da poter costruire le raffinerie di petrolio e magari anche trovare il petrolio in alcune delle mie regioni. Questo può essere un buon volano per la nostra economia. E fatemi vedere se i capitalisti salgono. Sì, salgono anche i liberali a Mosca. Ovviamente l'obiettivo è quello di avere, magari nei prossimi 15-20 anni, un cambio di governo, portare i liberali al governo con il libero mercato, perché se... Eh no, però i sussidi contano come. Ammazza. Abbiamo alcune fabbriche molto grandi che hanno bisogno di sussidi. Se porto i liberali al governo, queste falliscono. Le tasse finché si può. Ok. Comunque, giusto per tornare a noi, siamo quarti dal punto di vista militare, quinti dal punto di vista industriale, quarti ancora dal punto di vista del prestigio.
stiamo lentamente tornando lentamente sul podio delle grandi nazioni. Però ci stiamo tornando con prepotenza, perché secondo me le dimensioni russe, adesso che abbiamo recuperato il gap tecnologico, perlomeno il gap di punti ricerca, perché il gap tecnologico, buonanotte, non lo recuperiamo mai, siamo partiti troppo indietro. E probabilmente l'industria navale, ad esempio, rimarrà sempre troppo indietro. Ma se abbiamo dei focus, a questo punto direi che sulla culturale siamo già molto avanti dal punto di vista della filosofia e del pensiero sociale. Psicologia e estetica me ne sbatto. Political thought invece mi servirebbe. Diplomatic points più alti e... sì. Fermi tutti, possiamo creare il protettorato in Mauritania. Però cazzo, qui abbiamo i britannici che si stanno già muovendo prima di noi. No, il mio obiettivo sarebbe cercare di saltare lo scatolone di sabbia e arrivare ai confini con... ma neanche morto. Arrivare ai confini con l'Algeria, per almeno cercare poi un domani di fare una guerra contro l'Algeria, annetterla completamente e quindi creare una colonia russa africana che va dal Mediterraneo alla Mauritania. Questo potrebbe essere strategicamente positivo. Ok. Speriamo bene. Rivoluzione in Italia. I reazionari hanno... fermi tutti. Nessuno scappa da Azazel Atoll. Prestigio, militancy. Ok, colonie penali. Abbiamo un nuovo colpo di stato in Italia, che adesso diventa... ah no, è entrata da sinistra liberale. Ok. C'erano i reazionari, adesso da sinistra liberale. Oh, caspita ragazzi, porto la velocità 3 perché non ce la faccio. L'Italia tra l'altro è sotto attacco dei francesi. Una crisi, che cosa sta succedendo? Quale crisi? Cosa? Chi? Perché? Come? La Romania. La Romania che vuole liberarsi. Sì, siamo interessati. E ovviamente supportiamo i tedeschi e i rumeni. Questo può essere una buona occasione per attaccare l'Austria-Ungheria e cercare di strappare finalmente la Slovacchia. Vediamo come procede la cosa. Chiaramente potrebbe anche accadere una faccia bianca, non lo so. Viticultural Association. Non me ne frega niente di far bere i finlandesi. Oh, ok, fermi tutti. Abbiamo... oh, caspita. Abbiamo due nuove colonie, Timbuktu. Bastardi. Maledetti. Gli inglesi cercano di rubarceli. No, ti prego. Niente, dobbiamo fare una corsa per stabilire il protettorato dove altrimenti gli inglesi ci ruberebbero del territorio, perché hanno già il Marocco e quindi stanno penetrando in Africa anche loro. Speriamo. Guardate, l'obiettivo mio è quello di connettere l'Algeria alla Russia in Africa, poi possiamo discutere. Industria. Steam turbine. Turbina a vapore. Avanti. Siamo terzi in esercito però, tanto. Questo è positivo. Questo è molto positivo. Anche perché adesso continuiamo a costruire, per favore. Ok, quindi abbiamo appena terminato la quarta, che mandiamo magari, non so... ormai ho tutto il confine, vero? Beh no, in realtà quello tedesco è poco protetto.
I fratelli Karamazov, più prestigio. Wow, un capolavoro. E la Germania ha accettato l'offerta austriaca, la Romania viene resa indipendente. Andiamo a vedere, visto che la Germania faceva il backing della nazione romena, adesso è nella loro sfera di influenza, noi cercheremo di rubacchiargli il più in fretta possibile. Anche se, vabbè. R come Romania, va bene. Possiamo costruire le raffinerie, bene. Abbiamo il gas light, la luce a gas, quindi factory output più 5%, iron production più 40%. Adesso ci dedichiamo definitivamente all'industria. Eh no, però i britannici ci stanno fregando. Altri giacobini, altri ribelli, ragazzi. Seconda tornata gigantesca di ribelli giacobini. Me ne frego. Continuo a utilizzare l'esercito per punirli. Fermi tutti. E dobbiamo continuare qui a correre perché i britannici, se no, ci rubano la vita. E se non sbaglio, presto dovrei avere il porto per tentare di arrivare almeno in Sudafrica. Stress. Intanto noto con piacere che i capitalisti stanno crescendo anche nelle altre quattro regioni che abbiamo indicato, quindi questo dovrebbe migliorare l'industrializzazione un po' di tutta la Russia. L'unico problema è che abbiamo la L'unico problema è che abbiamo fermi tutti. Ah, che palle. Una grande infamia. E questo significa che attaccare l'Algeria adesso sarebbe abbastanza un suicidio. Ok, è il momento della rivoluzione 1880, ci sembra di capire. Sembra proprio di capire che è così. La competizione con i britannici nel Sahara continua. Tra l'altro, veramente ci stiamo dividendo uno scatolone di cartone, di sabbia. Un cartone di sabbia, voglio dire. Perché non c'è assolutamente niente qui dentro. Soltanto a me serve il collegamento con l'Algeria. Perché se non ce la faccio mi dà noia. Onestamente. Ho ancora molti ribelli? Beh, non pochi. In Armenia. Rimettiamo l'Egitto nella nostra sfera, ragazzi. Ok. Increase opinion. E adesso ancora i Latvian, che i lituani che danno noi. Va bene, siamo stati chiusi, non possiamo più arrivare vicino all'Egitto. Kulturkampf, va bene, facciamo. Pro Timbuktu. Tra l'altro è 1880, quindi dovremmo essere in grado molto presto di dovremmo essere in grado molto presto di ricercare la nuova teoria filosofica, che non mi ricordo come si chiama, però dovrebbe darci molto più, ok, molta più cultura, fenomenologia ed ermeneutica. Però intanto guardate che abbiamo tanti soldini.
Baku inizia a produrre petrolio, perfetto. È perfetto, ragazzi, che Baku produca petrolio perché... Tra l'altro ne produciamo tanto in teoria, quindi non sarebbe male avere delle raffinerie poi da queste parti. Andiamo a vedere se posso dare una mano là dove ho delle factories buone. Per Kiev-Kazan, ma in realtà ci stanno già pensando i miei capitalisti senza tanti problemi. Karelia e Mazovia. Sì, ad esempio, avere le fabbriche che producono parti meccaniche è il top in assoluto, perché queste sono molto positive. Quindi continuiamo a spingere da questo punto di vista. Sembra che stiamo lentamente avendo la meglio sulla corsa coloniale. Gli anarco-liberali adesso continuano i loro... No, niente, credo che dovrò iniziare ad introdurre delle riforme perché sennò le cose finiscono molto male. Quindi adesso vado a prendere tutta la mia popolazione e Kiev inizia a supportare i liberali. Kursk inizia a supportare i liberali. Kazan comincia a supportare i liberali e Bryansk pure. Quindi capitalisti, bye bye. Dobbiamo veramente pensare alla politica, altrimenti ne affamo proprio per nulla. Ne affamo. E vabbè, abbiamo perso l'Africa, ma con l'impero degli zar, già il fatto di avere la Mauritania e la costa mediterranea mi va bene. Togliamo la pausa. Sono veramente... I britannici continuano a rincorrerci e noi che continuiamo. La Francia ci offre un'alleanza. Wow! La Francia che è diventata anche abbastanza forte ci offre un'alleanza. Io preferirei averla con la Germania. Ma se questi non accettano... Alleati Lussemburgo-Svizzera. Austria-Ungheria. Signore, io accetto l'alleanza con la Francia. Accetto l'alleanza con i baguette perché i tedeschi qui potrebbero diventare problematici. Anche se ho ottime relazioni con loro, potrebbero diventare problematici. E io continuo ad avere grossissimi problemi. Guardate, sono tanti nazionalisti polacchi. Boh. Curiosa questo fatto, curiosissimo. Costruiamo ancora un po' di uomini, dai. Costruiamo uomini. Reclutiamo ancora un po' di uomini per il nostro esercito. Quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abbiamo già un cavallo, va bene così, 13. E con questo dovremmo andare a 160 di 181, quindi poi possiamo fare altre due armate. Che comunque riusciamo a mantenere senza nessun problema. Abbiamo qui e lì problemi di rivolte, ma quando è che possiamo fare il prossimo? Il 17 agosto, ok. Questa volta sto attento e provo a cliccare non appena è il 17 di agosto per questa corsa coloniale. Perfetto. No, perché i britannici fanno presto, noi invece dobbiamo stare attenti. E il prossimo sarà il 15 di novembre, ok. Molto bene. Tanto possiamo costruire le fabbriche di coloranti. Chissà se la lealtà ai liberal un giorno mi porterà ad avere un po' più di riforme al governo. Cioè, l'obiettivo è quello di trasformare la monarchia assoluta russa in una monarchia costituzionale moderna, con un parlamento e magari fare anche delle elezioni. Anche il suffragio universale non mi interessa. Oil well found in Lankaran, benissimo. Ragazzi, iniziamo ad avere il petrolio, grazie alla chimica inorganica.
Perfetto, questo è ottimo però del futuro della nostra industria. Perso 2 giorni, no? No, mi manca Colonial Power, merda! E ho cliccato ormai su quello sbagliato. Sono una merda più totale, ragazzi. Mi servirebbe più Colonial Power. Niente, c'è poco da fare. Probabilmente vinciamo soltanto una parte di questa competizione. Maledetti. Maledettissimi. Aiuto, aiuto. Vabbè, vada come deve andare. Lo scatolone di sabbia lo lasceremo. Lo lasceremo a loro. Iniziamo a costruire le fabbriche di coloranti, le fabbriche di tessuto. Comunque guardate, tipo Kiev, Kazan, Mosca e Orsha, che sono le regioni più industrializzate, a me sembra di capire che facciano molto profitto. Comunque. We are losing the West Arabe. Lo vedo. Tra l'altro, scusate, qui il porto è andato a buon fine, giusto? Quindi io in teoria potrei... No, non ho nessuna base coloniale abbastanza vicina. Vabbè, allora buonanotte. Ah, credevo che questa bastasse. Non si può colonizzare nulla. L'Italia purtroppo è scomparsa tra Austria e Francia. Una cosa terribile, ma va così. Mamma mia. Ok, anche questo nuovo esercito dovrebbe essere pronto, lo mandiamo sempre al confine con la Polonia e andiamo a costruirne un altro. A questo punto ne facciamo due da 10 l'uno. Anzi no, scusate, posso farli anche abbastanza grandi perché tanto ne farò soltanto due. Ok. Wow. Giacobini che escono. come diceva Tremors, dalle fottute pareti. Escono dappertutto. Voglio vedere se la mia popolazione è al 25% liberale. Se il popolo che cosa vuole. Moralismo, interventismo, pro-military. Moralismo ce l'hanno. Continuiamo con la nostra industria, miglioriamo le nostre infrastrutture, dai, ricerchiamo la ferrovia. Ne ho nulla, stiamo perdendo la corsa, un po' ovunque. Quindi qui ci ritiriamo, in modo da poter investire di più nel West Sahara. Quindi British Africa adesso, vedete che hanno tutto il deserto del Sahara, immagino che ci si divertiranno un mondo. E noi invece cerchiamo di prendere la parte restante della Mauritania e ce la dividiamo così. È andata così, ragazzi, non si poteva fare molto. Ok. Guardate semplicemente le fabbriche in costruzione. Guardatele qui a destra. Ci sono liste di fabbriche in costruzione impressionante. Abbiamo una popolazione che è semplicemente gigantesca. Abbiamo una piccola classe di capitalisti che è cresciuta, adesso non è tassata, continua ad investire denaro e lo Stato può intervenire ad aiutarli. Siamo al quinto posto, ma saliremo.
saliremo assolutamente. Anzi, eccoci qui. La Germania ha già 1000 punti, è già la prima potenza industriale, seguita dal Regno Unito, la Francia, gli Stati Uniti, e poi ci siamo noi. Ci siamo noi, ma non vi preoccupate, voglio fare degli investimenti pesantissimi. Potrei pensare ad un piccolo colpo di mano dei reazionari per impostare, diciamo così, alcune fabbriche chiave in zone chiave, poi potrei fregarmi. Steel Railroad, visto che abbiamo quelle di ferro, che adesso inizieranno ad essere costruite un po' ovunque, ma iniziamo a ricercare anche la ferrovia d'acciaio, in modo da portare il livello delle nostre infrastrutture ad un livello avanzato. E presto dovremmo arrivare al 70% di alfabetizzazione, quindi il pluralismo, la tecnologia e i nostri clerk producono 0,13, i nostri kelgen producono 3 punti. Ok. Va bene ragazzi, io credo che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Vi do appuntamento alla prossima. Episodio di pace relativa, alleanza strategica con la Francia. Speriamo di non scontrarci presto con i tedeschi. Forse potrei fare a meno di questa alleanza presto, ci devo riflettere. Ma nel frattempo continuiamo a vedere la crescita di fabbriche ovunque, in tutto il paese. E se andiamo avanti così, ovviamente l'obiettivo è quello di salire sul podio delle nazioni industrializzate, quindi arrivare almeno in terza posizione dopo Germania e Regno Unito. Vi ringrazio per essere rimasti con me, un pollice in su e ci vediamo presto.